In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni, lunedì 24 giugno alle ore 20:30 va in scena sul sagrato della Chiesa Cattedrale il musical che rende omaggio alla figura di Madre Teresa di Calcutta. Un evento organizzato dall'oratorio ANSPI Dio e Patria e che vede in cabina di regia Caterina La Rocca. Il musical alla fine altro non è che è la fine, tra virgolette, di un impegno durato un anno in pratica e che si è esplicato con una serie di elaboratori che sono stati fatti durante l'anno, parecchi laboratori che sono quello di recitazione, la scenografia, il laboratorio di coreografie, il laboratorio di musica e di chitarra che hanno concorso alla fine, alla realizzazione di questo musical. L'ANSPI dell'Oratorio Dio e Patria non è solo sport, ma è anche cultura, è anche divertimento, è anche partecipazione attiva di una moltitudine di persone che ha dato il suo contributo nel miglior modo possibile. Sono stata scelta per rappresentare questo grande personaggio della storia religiosa, quale Madre Teresa, di cui io proprio non c'entro niente, a parte il fatto che amo immensamente i bambini come lei, il resto è lì, è tutto un altro mondo. Niente, questo musical ci ha aiutato a conoscerla meglio e ad avvicinarci sempre di più a lei, come d'altronde l'anno scorso con il musical di San Francesco d'Assisi. E nei momenti di bisogno li sentiamo più vicini. Recito nelle vesti di bramino e mendicante. Questo musical parla della vita di una santa donna che è Madre Teresa di Calcutta, che ha dato tutta la sua vita e il suo incarico a Calcutta per i poveri e mendicanti di quest'India.